Amici della Voce del Territorio Umbro, buonasera e ben ritrovati con il nostro nuovo appuntamento dedicato al tema delle malattie rare. Una serata davvero molto importante con dei collegamenti importanti sia all'interno della nostra regione l'Umbria, sia raggiungeremo nuovamente la Puglia. Parleremo di una malattia rara, di un'associazione, quindi è l'occasione per dare spazio sia ad un tema che riguarda la nostra regione, ma soprattutto anche un tema che riguarda la nostra Italia. Qui vicino a me non può mancare, quando parlo di malattie rare, il compagno di viaggio abituale che è Pietro Marinelli. Buonasera Pietro e ben trovato. Buonasera Andrea, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Senti, io non vorrei semplificare, ma questa sera dobbiamo partire con questa frase, sangue dal naso, perché questa è un po' la causa che ci porterà a parlare di una malattia rara e di un'associazione HHT Ollus. E questa sera abbiamo la possibilità, e le saluto subito, di avere in collegamento con noi la presidente di HHT Ollus, che è Maria Aguglia. Buonasera presidente e grazie di essere con noi. Buonasera, io ringrazio soprattutto voi per questa disponibilità. L'HHT Ollus è infatti una malattia rara e poco conosciuta e quindi queste opportunità per noi sono fondamentali per far conoscere la patologia. Quindi la dottoressa, possiamo anche dirlo, Maria Aguglia, perché è chiaramente un medico che si occupa nel suo lavoro, immagino abitualmente, anche di altre questioni, ma che presiede questa associazione. Questa associazione ha nel nostro territorio, in Umbria, in particolar modo a Terni, un referente, un consigliere nazionale che è Giulia De Santis. Buonasera Giulia e ben trovata e grazie buonasera a voi di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, mi associo ai ringraziamenti di Maria per questa occasione di far sentire la nostra voce, di presentare le nostre attività. Grazie Giulia. Allora adesso Pietro, a te una piccola introduzione. Innanzitutto, come è nato questo collegamento? Perché abbiamo spesso parlato di tante diciamo malattie rare, abbiamo affrontato diversi temi legati al mondo dell'associazionismo. Una piccola introduzione, poi dobbiamo andare subito dalla Presidente perché sappiamo che ha degli impegni di lavoro, quindi la dobbiamo lasciare tra qualche minuto. Beh, con questa diciamo, operazione di ricerca che facciamo, abbiamo iniziato ormai da un anno e mezzo nella regione, siamo arrivati a trovare questa realtà. Questa è una realtà nascosta ma molto presente nella regione e quindi è importante parlarne perché è una realtà molto organizzata. Questa è un'associazione diciamo che è ben strutturata a livello nazionale e internazionale e quindi è molto importante parlarne perché dà una visione di un'associazione effettivamente presente nel territorio nazionale, molto attiva e quindi è interessante vedere e valutare quello che sta facendo sul territorio. Abbiamo preso, come stiamo mostrando, abbiamo preso delle immagini dal loro sito, dal sito che è molto completo, che ha contenuti adatti ad essere compresi facilmente e quindi ascoltiamo da loro bene come si descrivono. Assolutamente. Allora Presidente, innanzitutto se ci può aiutare a capire in che cosa consiste questa malattia, questa patologia. Noi l'abbiamo banalizzata all'inizio in questo sangue dal naso, ma sostanzialmente come si manifesta e poi diciamo quali sono anche, come uno ci può convivere se è possibile, immagino di sì, ci aiuti a capire meglio. Sì, dunque intanto partiamo dal nome, HHT è l'acronimo internazionale per il nome della malattia che è telangiectasia emorragica ereditaria. Questa malattia è nota fin dall'Ottocento, quando fu scoperta da Renju, Osler e Weber, tre scienziati che separatamente identificarono dei segni clinici particolari che fecero distinguere questa malattia dall'emofilia, molto più nota e più frequente come patologia. La nostra in realtà non è una patologia della coagulazione, ma è proprio una patologia collegata ad un'alterazione dei vasi sanguigni e il sintomo principale, quello diciamo più evidente, è proprio rappresentato dalla epistassi, come lei ha detto bene, cioè dalla presenza, dalle frequenti perdite di sangue dal naso. Per cui quello spesso può essere un campanello d'allarme che non va assolutamente, perché se il sangue dal naso
si associa a ad una familiarità e alla presenza di teleangiectasie cutanee, che sono dei puntini rossi sulla pelle, specificatamente presenti in alcuni punti caratteristici, quali il volto, le dita delle mani, i padiglioni auricolari e anche poi all'interno del cavo orale, sulla labbra, gengive e lingua. Questi sono dei segni banali che possono essere identificati facilmente perché devono far richiamare immediatamente l'attenzione sulla possibilità della presenza di questa malattia genetica rara. È importante riconoscerla perché, essendo una malattia dei vasi sanguigni, ovviamente queste malformazioni vascolari possono essere presenti a livello di tutti gli organi interni e in particolar modo a livello dell'apparato gastroenterico, del fegato, dei polmoni e del cervello. È quindi molto importante fare una diagnosi precoce perché se fino a pochi anni fa non c'erano delle soluzioni terapeutiche per evitare le maggiori complicanze di questa malattia, che possono essere ascessi cerebrali, emorragie cerebrali o ictus. Oggi, facendo una diagnosi precoce, queste complicazioni possono essere prevenute e la qualità della vita del paziente è sicuramente molto migliorata. Per questo ringraziamo voi per averci dato l'opportunità di parlare della patologia, proprio perché è importante che venga fatta una diagnosi precoce. Purtroppo questa malattia è molto sottodiagnosticata, come noi usiamo sempre dire. Uno degli scopi principali della nostra missione associativa è quella di andare a trovare tutti quei pazienti che non hanno ancora ricevuto una diagnosi. Infatti la frequenza della malattia è di 1 a 5.000 più o meno. In Italia, quindi facendo un conto, noi dovremmo avere circa 12.000 pazienti e in realtà ne sono stati diagnosticati solo 1.200, che vuol dire solo un 10%. E Certo. questo lei capisce che diventa veramente molto rischioso per quei pazienti che non hanno ricevuto una diagnosi adeguata e che potrebbero andare incontro a quelle più gravi complicanze di cui ho parlato in precedenza. Dottoressa, prima che ci lascia, perché so che deve andare al lavoro, sappiamo che anche attraverso una grafica che abbiamo preparato, che esistono dei centri di eccellenza nel territorio nazionale rispetto a questa patologia, di cui uno è anche nel suo territorio, in Puglia, no? Lei ci sta rispondendo da Lecce, ma sappiamo che forse a Bari, se non erro, c'è un centro di eccellenza dove vengono comunque diagnosticate, diciamo, con alta Sì, efficienza queste patologie. dunque, i centri di riferimento sono rappresentati, il centro di Bari è sicuramente uno dei più grossi centri di riferimento della malattia ed è stato anche uno dei primi ad essere organizzato proprio con un percorso multidisciplinare, poiché essendo la malattia sede, possendo la malattia trovarsi in ogni organo del nostro organismo, ovviamente coinvolge molti specialisti. Ma accanto a Bari sono presenti in Italia tre grossi centri, che sono quello di Pavia, quello di Crema e quello di Roma del Gemelli. Accanto a questi centri di riferimento della patologia, la nostra associazione sta cercando di costituire dei piccoli centri di riferimento locali e lo scopo è quello di realizzarne uno in ogni regione, perché riteniamo che i pazienti abbiano il diritto di essere curati nella propria regione. Sebbene la diagnosi e il primo approccio debba essere fatto da un centro di eccellenza, il paziente può poi essere seguito nella propria regione grazie alla realizzazione di una rete alla quale stiamo lavorando con grandissimo impegno, che riunisce tutti gli specialisti e i medici che si occupano di questa patologia e che fanno una vera e propria rete attorno.
Bene, allora abbiamo qualche problema con il collegamento della dottoressa Maria Guglia, che non so se è rimasta ancora in linea. Dottoressa, ci sente? La volevamo salutare per ringraziarla appunto del suo tempo a disposizione. Forse. Sì, io vi Ecco, sento allora. e ringrazio voi tantissimo per l'opportunità. Grazie, speriamo che ci sarà occasione prossimamente di poter dare ulteriormente visibilità e soprattutto ulteriore contributo alla sua opinione e al suo lavoro. Grazie davvero e buon lavoro e a presto. Grazie, grazie tante, a presto. Ringraziamo la dottoressa Maria Guglia, presidente dell'associazione HHT Onlus. Adesso andremo anche da Giulia De Santis, in cui entreremo un po' nel vivo di quello che è l'attività associativa e soprattutto capiremo anche all'interno della nostra regione come si muove questa patologia. Pietro, abbiamo capito, Certo. insomma, come ci hai introdotto tu, che siamo di fronte veramente, diciamo, ad un'eccellenza associativa, quando poi a presiedere un'associazione anche un medico sicuramente si ha un valore aggiunto. Certamente, certamente. Questa è un'associazione che è un riferimento per tutte le altre associazioni perché è riuscita a darsi una struttura efficace, efficiente e quindi è molto importante prenderla come esempio, Hanno anche parlarne. delle finalità molto importanti, costruire in ogni regione, no? Un centro di riferimento per le diagnosi, insomma, cioè, ci sono No, ma posti che. hanno rapporti anche con il mondo fuori dell'Italia, diciamo, sono molto legate. Quindi, no, Giulia, c'è una federazione. Sì. No? Ecco, se ne vuoi Sì, parlare la anche te, se lo vuoi accennare. HHT Onlus, certo, la HHT Onlus è presente in Europa e è associata alla federazione delle altre associazioni HHT in tutta Europa e c'è un'ottima collaborazione, devo dire che si riflette poi anche a livello nazionale e anche territoriale, perché tutto quello che facciamo viene, le buone pratiche vengono diffuse, c'è uno scambio molto costruttivo, molto proficuo. Sì, la forza dell'associazione probabilmente sta tutta nella motivazione, cioè noi siamo fortemente motivati a trovare una cura, chiaramente che è l'obiettivo principale a cui puntiamo, ma poi anche ad abbattere il muro della solitudine e quindi a fare in modo che i pazienti rari, si sentano rari, sì, ma non soli, come diciamo noi, un po' il nostro slogan. E Giulia. questo lo cerchiamo di farlo a livello appunto nazionale, ma anche regionale e locale addirittura. Giulia. No, Nel senso che la nostra Umbria, sì? prego, continua, poi avevo una domanda, Sì? ti vorrei far finire. Sì. Ah, No. dicevo che la nostra Umbria ha già avviato un percorso di collaborazione con i centri di eccellenza a cui faceva riferimento Maria. Per cui l'obiettivo nostro non è quello di avere un centro di eccellenza in ogni regione, perché avete sentito bene, i numeri sono chiaramente i numeri di pazienti stimati in Umbria sono 375 e 180. E siamo anche alle porte di Roma, dove c'è il Gemelli, che è il centro di riferimento. Per cui il nostro obiettivo non è avere un centro di eccellenza in Umbria, ma avere dei presidi territoriali che forniscano servizi efficienti e che possano aiutare i pazienti nel follow-up, quindi nella gestione della malattia e soprattutto delle situazioni di emergenza Come nasce la che tua si possono. esperienza con questa associazione e posso dire anche con questa malattia, se ci aiuti un attimo a capire l'aspetto umano, che è sempre anche importante, no? Per riuscire veramente ad entrare nel contesto di quello che stiamo parla di cui stiamo parlando. Sì, questo lo faccio molto volentieri perché credo che l'esperienza poi di ciascuno di noi valga più di qualsiasi altro dato, no? E in realtà la mia storia è un po' complicata, nel senso che come quasi tutti i pazienti HHT arrivare alla diagnosi è stato difficoltoso. Noi ci siamo accorti dell'esistenza di questa malattia perché mia sorella a 14 anni svenne, ebbe un episodio di diplopia, svenne al liceo e quindi la ricoverarono, fecero una TAC, videro queste macchie ai polmoni, non meglio identificate, no? E al cervello e pensarono subito ad un tumore, contattarono Boston per il trapianto dei polmoni e poi mia madre si ricordò
che sua madre, quindi nostra nonna, aveva avuto un'emorragia ai polmoni per una malattia molto, molto strana. Nessuno aveva detto che poteva essere ereditaria, per cui la diagnosi di fatto l'ha fatta mamma. E da lì abbiamo cercato informazioni su internet, come un po', tutti quelli che ricevono, no? La notizia di essere affetti da una malattia, tra l'altro rara, quindi sconosciuta. E abbiamo trovato un professore che veniva all'epoca dalla Francia, adesso vive a Madrid e veniva in consulenza a Perugia, all'ospedale di Perugia, che ha effettuato tutta una serie di interventi su mia sorella, su me, su mia madre e anche su mia figlia, perché poi chiaramente io ho trasmesso la malattia a mia figlia. Attraverso degli interventi di embolizzazione siamo riusciti a prevenire quelli che Maria diceva, possono essere gli effetti, le conseguenze più pericolose della malattia. Quindi l'importanza della diagnosi precoce, che è fondamentale per poter vivere serenamente con questa patologia. Da un punto di vista tuo personale, quindi se abbiamo capito, è una cosa che riguarda la tua famiglia, cioè tua sorella, te e anche tua figlia, compresa anche tua madre, insomma, quindi è una cosa che Sì. condividete nel contesto familiare. Da questo immagino che sia nata la spinta poi per associarsi, per trovare magari delle soluzioni diverse, no, rispetto a quelle che si hanno, per puntare magari a nuove strumentazioni che possano aiutare. Tu, diciamo, sei un consigliere nazionale, ma rappresenti anche la nostra regione. Pietro ha detto che siete un'eccellenza da un punto di vista associativo. Quali sono gli obiettivi che vi siete posti anche per il futuro? Qual è un po' il vostro obiettivo principale? Allora, gli obiettivi sono, diciamo, si riconducono proprio alla mission associativa, che vale appunto tanto a livello nazionale quanto a livello locale. Quello innanzitutto di consentire a tutti i malati di HHT di ricevere una diagnosi in tempi brevi, perché questo li mette in sicurezza. E purtroppo, come diceva Maria, il 90% di chi è affetto da questa patologia non sa di averla. Per cui l'obiettivo principale è quello di scovare tutti i malati e di garantire loro il supporto necessario, sia diciamo dal momento in cui si viene a sapere di avere una patologia rara, quindi da quel momento di shock lì, fino poi alla gestione di tutte le possibili emergenze che la patologia può portare con sé. Un'altra importante missione che noi perseguiamo e che mi riguarda molto direttamente è quella di fare in modo che questo concetto di rete su cui lavoriamo, che non è soltanto la rete tra i centri di eccellenza, si realizzi, si concretizzi anche per i pazienti, anche per i piccolissimi pazienti. Infatti noi abbiamo lanciato da qualche anno il programma Giovani, che riguarda i bambini e i ragazzi dai 14 ai 18 anni, per fare in modo che si costruisca questo sostegno reciproco, questa, noi la chiamiamo, diciamo, una famiglia, perché ci sentiamo in effetti parte di una grande famiglia, e il fatto di condividere tanti momenti, tante sfide, ecco, ci crea una vicinanza che è anche terapeutica. Per cui abbiamo avviato questo programma, che è il primo in Europa per l'HHT, ed è ben pensato, strutturato da psicologi, portato avanti dai nostri clinici che durante i convegni nazionali si dedicano ai ragazzi, ai bambini e ragazzi, e danno loro delle istruzioni pratiche proprio per gestire i sintomi, la malattia, soprattutto l'epistassi, che poi è anche, per certi aspetti può essere anche un po' invalidante, no? Quando ci si trova in condizioni, in contesti con altre persone, soprattutto quando si è piccoli, si prova anche un po' di vergogna. E quindi in maniera non ludica per i bambini e diciamo leggera per i ragazzi, si parla della malattia, si ascolta molto anche quello che hanno da dire. E questo io credo, poi lo dico da paziente e da mamma, sicuramente ha un beneficio, porta un beneficio che è difficile anche da descrivere, da raccontare, Assolutamente. perché
cambia proprio la, come dire, l'atteggiamento che il bambino, il ragazzo ha verso, sviluppa verso la patologia. Ti lascio con Pietro, non so se ha qualche curiosità da condividere. Sì, io potrei, sarei curioso di capire come si vive quotidianamente con questa patologia, se questa patologia incide molto sulla vita quotidiana oppure ti lascia uno spazio, mi Di sembra, normalità. sì, uno spazio diciamo in generale buono, via, o no? Sì, allora, una caratteristica di questa patologia è l'estrema variabilità con la quale si manifesta anche all'interno della stessa famiglia. Per cui non tutti abbiamo gli stessi sintomi, non tutti ce l'abbiamo nella stessa, con lo stesso livello di gravità, ecco. Beh, diciamo che all'interno della mia famiglia la gamma è piuttosto ampia, eh? Quindi posso dirvi che io ho scelto di fare una figlia nonostante abbia l'HHT, lo sapevo, ne ero consapevole, c'era il 50% di probabilità, però ho pensato di avere un vantaggio sulla malattia, perché conoscendola e sapendo che c'era questa possibilità, questo mi ha dato anche la possibilità di intervenire prima che la malattia producesse danni, no? Su mia figlia. Lei è stata operata, embolizzata tante volte, eh? È stata, ha affrontato sei diversi interventi ai polmoni e al cervello, per cui devo dire che la patologia si è manifestata a lei in maniera abbastanza severa. Però fa una vita normalissima, fa sport, frequenta la scuola anche in questo periodo di pandemia, l'ha sempre frequentata. Chiaramente ci sono momenti in cui ovviamente anche da mamma ci si preoccupa molto di più perché magari purtroppo compare qualche nuovo sintomo e quindi bisogna di nuovo affrontare gli esami strumentali, vedere. Chiaramente non voglio essere, non voglio fare retorica, ecco, ci sono dei momenti difficili, però francamente devo dire che il supporto dell'associazione, dei clinici, di riferimento che sono sempre molto disponibili, che sono pronti a rispondere a qualsiasi tipo di richiesta. Questo ci rassicura molto e ci consente di vivere serenamente. Io lo dico che Assolutamente. nella sfortuna siamo molto fortunati. Questo lo dico con Senti Giulia, umiltà. non so, Un'altra cosa. prego. Scusa, sempre per capire, ma la patologia si passa al femminile? Viene trasmessa al femminile? No. No, No. c'è il 50% di possibilità che un figlio abbia la malattia e a prescindere dal sesso, quindi a prescindere dal genitore che la trasmette, non salta la generazione. Per cui, ad esempio, nel caso di mia sorella, quando è stata scoperta la malattia di mia sorella, ripensando al fatto che l'aveva mia nonna, automaticamente abbiamo saputo che anche mia madre ne era affetta perché non salta la generazione, Ho capito. si Sì, trasmette in linea diretta, in linea ecco. diretta, assolutamente. Senti, noi quando facciamo queste trasmissioni abbiamo sempre la speranza che chi ci ascolta, no, possa seguire le nostre indicazioni, avere un po' la possibilità di prendere un esempio, uno spunto. Diciamo, in Umbria, qualora qualcuno avesse la sensazione di essere affetto da questa patologia, qualche familiare, viene un po' colto dal sospetto, come può. Diciamo, a chi può rivolgersi, quali sono, diciamo, i primi contatti che può effettivamente fare per, diciamo, dare una risposta ai suoi dubbi. Allora, in Umbria, pur non essendoci un percorso, ufficializzato, istituzionalizzato, diciamo così, ci sono tantissimi, specialisti professionisti che conoscono la malattia, che, collaborano con i centri di riferimento. E per quanto riguarda proprio la genetica, c'è il centro di riferimento, l'ospedale di Perugia, che è esattamente il contatto, è il dottor Paolo Prontera, Che conosciamo benissimo. che si occupa, lo conoscete, si Molto occupa bene. sia della consulenza genetica e quindi di una prima spiegazione della malattia, sia proprio della diagnosi prenatale. Che devo dire anche quello è un aspetto che negli anni è diventato sempre più importante perché chiaramente chi sceglie di avere un figlio lo vuole fare in maniera, no, consapevole.
E poi ci sono il Santa Maria di Terni, ci sono diversi professionisti, c'è un percorso diagnostico che è seguito dal dottor Quartini, che è un gastroenterologo, c'è il centro trasfusionale sempre di Terni, gestito dal dottor Scaccetti, dove i pazienti possono trovare supporto per quello che riguarda le trasfusioni e la terapia marziale, perché noi, ecco, molti di noi necessitano di infusioni di ferro, di terapie di questo tipo. E poi ci sono, c'è cioè la neuroradiologia interventistica sia dell'ospedale di Perugia e la radiologia interventistica di Terni, che hanno fatto diversa esperienza con l'HKT e hanno accolto pazienti anche da fuori regione. Per cui devo dire che i riferimenti sono molti. Come dicevo prima, il concetto di rete è proprio questo, no? Fare in modo che i presidi sul territorio siano davvero operativi. E poi, secondo un rapporto che non è mai, io dico, sbilanciato rispetto al centro di eccellenza, perché il presidio sul territorio raccoglie una quantità di informazioni, di dati, che sono davvero utili anche ai centri di riferimento, anche ai grandi centri. Avete visto, i pazienti sono talmente pochi che più informazioni si hanno, più si riesce a capire la malattia e a curarla. Senti Giulia, prima l'hai introdotto, no, il numero di pazienti in Umbria. Allora, quelli diciamo che vi conoscete sono qualche decina, se non ho capito male, circa Sì, 25. poche. Sì, se la popolazione affetta da HKT stimata in Umbria è di 175-180 unità. Sì. Però diagnosticati, quindi casi noti, sono 25, noi ci conosciamo, i bambini sono due, una la mia e poi c'è un'altra bambina. E, anzi, io invito chi è all'ascolto e magari sa di avere questa patologia o ne ha sentito parlare o conosce qualcuno, di provare a contattare la nostra associazione in modo di allargare questa rete, perché siamo sicuri che ce ne sono altri, molti magari sanno anche di averla, però preferiscono nascondere la testa sotto la sabbia. Questo lo dico perché anche nella nostra famiglia c'è chi non ancora magari bene accettato O fa o capito fatica. di che si tratta, no? Fino in fondo. Sì, fa Scusa. Prego. fatica, comprensibilmente, eh. C'è Pietro che ha una curiosità. No, Giulia, ti volevo far ripetere i sintomi che sono dei campanelli d'allarme, così almeno diamo Allora, delle indicazioni sì, purtroppo precise. questa è una malattia subdola, perché i sintomi sono, cioè, diciamo, il sintomo evidente, che è anche l'unico, forse, è il sangue dal naso, l'epistassi, che però è un sintomo comune a tante altre patologie, quindi è difficile ricondurla all'HKT. Però ci sono dei criteri che consentono di fare la diagnosi, ad esempio la familiarità. Cioè, se sanguiniamo dal naso e magari nostra madre o nostro padre o qualcun altro in famiglia sanguina, ma copiosamente, si tratta di sanguinamenti non sporadici ma piuttosto frequenti, quello può essere un campanello d'allarme. Così come le telangiectasie, che sono dei piccoli puntini sulla pelle che scompaiono alla digitopressione. Quindi sono, diciamo, degli angiomini, passatemi il termine, io a differenza di Maria non sono medico, quindi parlo, diciamo, un linguaggio comprensibile ai più. Quindi sono dei piccoli puntini che, schiacciati con il dito, scompaiono e poi si ramificano di nuovo. E anche quello può essere un segnale. Però certamente per la diagnosi vera e propria bisogna affidarsi lì ai centri di riferimento, perché tutti i diversi criteri vengono messi insieme e letti congiuntamente. È bene rivolgersi al medico di famiglia e dirgli che ci potrebbe Sì. essere questo sospetto. Assolutamente. Beh, questo è importante. Sì. Adesso non è che questa sera noi, se no Paolo Prontera, se ci riascolta, che salutiamo, che un po' di settimane fa, anzi 15 giorni fa, mi ha mandato un messaggio quando abbiamo fatto quella interessantissima trasmissione sull'Afora.
ci ha detto insomma che era contento, che ci apprezzava, l'abbiamo avuto più volte nostro ospite e chiaramente lo salutiamo, però non andiamo oltre, se no magari Prontera ci dà una simbolica bacchettata. Giulia, vorrei tornare sull'aspetto associativo, soprattutto su quanto magari è possibile anche, diciamo, all'interno della nostra regione poter fare. Tu prima hai parlato di migliorare o comunque intensificare i presidi, abbiamo già capito che ci sono delle strutture mediche già pronte. Spesso noi quando abbiamo parlato di associazioni, diciamo, ognuna a suo modo, con il dovuto garbo, con la dovuta educazione, ha rivendicato qualcosa rispetto magari anche al rapporto che a volte si possono avere con le istituzioni sia sanitarie che le istituzioni politiche. Voi, diciamo, sia a livello nazionale, tu in Umbria, avete maturato delle esigenze, delle necessità che cammin facendo possano essere, diciamo, fatte presenti alle istituzioni o comunque anche delle esigenze che gli stessi malati di questa malattia rara possono avere, anche, non so, delle sovvenzioni piuttosto che, mi viene in mente, degli aiuti, dei sussidi. C'è in questo, diciamo, qualcosa che state studiando, delle esigenze che avete, diciamo, manifestato in Allora, questi. devo dire che in questo senso mi permetto di dire che la pandemia ha scoperto tanti punti nevralgici che, di cui avevamo, diciamo, consapevolezza e percezione, ma non fino in fondo. Ad esempio, c'è molto da fare dal punto di vista del rapporto con le ASL. Noi abbiamo cercato sempre per i vaccini ci siamo accorti di molti pazienti che non avevano associato il codice della patologia o l'anagrafe sanitaria non aveva aggiornato che queste cose scadono. Per cui c'è tutta una parte che riguarda come dire, la semplificazione della vita del paziente dal punto di vista, come dire, delle incombenze così anche amministrative su cui vogliamo lavorare, perché ci siamo accorti di varie cose che vanno rimesse a punto. Il rapporto con le istituzioni lo abbiamo diciamo curato relativamente, nel senso che con le strutture sanitarie sicuramente, ma ci occupiamo spesso di creare, di pensare progetti, di presentarli, di fare fundraising, e questo lo facciamo non soltanto in Umbria, ma con diverse realtà in tutta Italia e anche con bandi, diciamo, a livello internazionale. Per cui abbiamo provato a muoverci lungo questa direttrice. C'è molto da fare, si può fare tanto e infatti sono molto contenta di questa occasione anche che ci ha proposto, che ci ha offerto Pietro, perché sono sempre più convinta che l'associazione può fare tanto, ma che più associazioni insieme possono veramente raggiungere grandi obiettivi su questioni di comune interesse, e i malati rari ce n'hanno tante. Assolutamente. Quindi che prescindono proprio dalla singola patologia, no? Certo. Pietro, mi viene a dire insomma che al di là della malattia rara, essere vicini anche tra associazioni, questa idea insomma che tu stai portando avanti, no? Di tenere in rete tutte le associazioni di malati rari della nostra regione, ripeto, indipendentemente da quelle che possono essere, diciamo, le singole patologie, può essere una formula vincente, come giustamente sottolineava anche Giulio. Assolutamente. Io, data anche la mia età, devo solo lavorare sul il momento aggregativo associativo, no? Devo fare un po' la specie di come si Trade dice? union. Sì, poi quell'elemento che dà un po' la scintilla alla cosa, e poi la cosa si deve mettere in piedi e deve passare a quelli più giovani di me che porteranno avanti il tutto. Ecco, io cerco di fare un po' da catalizzatore e poi dopo per il resto siamo nelle mani di ognuno di noi, del nostro. Ma ci sono tante volontà, tante buone volontà, insomma. Ecco, ci saranno, vedrete che nel tempo, in quest'anno, ci saranno delle belle Delle belle sorprese. Allora, sorprese. lasciamola così perché è bello ogni tanto anche, no, abbiamo parlato comunque di un argomento molto serio, abbiamo toccato anche sicuramente una parte importante dell'aspetto umano di ognuno di noi. Allora, lasciamo anche questa sorpresa per vedere un po' nelle prossime settimane
come ci andremo a muovere. Pietro è molto attivo all'interno della nostra regione, anche a livello nazionale, lo testimonia anche la capacità che ha di attrarre, no, l'interesse di altre associazioni, di dare visibilità, e per questo noi lo ringraziamo tanto. Giulia, siamo arrivati al termine del nostro approfondimento, ti ringraziamo per il collegamento, ti mandiamo un abbraccio simbolico, perché adesso lo facciamo via internet, ma lo dovremmo fare anche se fossimo in presenza, a te, alla tua famiglia, tua sorella, tua figlia, insomma, trasferendovi quella forza che già avete. Magari se c'è una piccola iniezione in più che possiamo mandare da Perugia dal nostro studio, lo facciamo molto volentieri. Grazie. È arrivata. Grazie. E chiaramente invitiamo tutte le persone che questa sera ci hanno seguiti, tutti coloro che sono stati in un certo senso colti da un dubbio rispetto a quanto all'argomento che abbiamo trattato, a visitare anche il sito htollus.org, che è il vostro riferimento, come diceva Pietro, un sito davvero molto curato. Noi attraverso la nostra grafica vi stiamo facendo vedere una delle immagini di copertina, ma davvero curato in ogni minimo dettaglio, in tante diciamo aspetti, in tante sezioni, dove è possibile raccogliere tutte quelle che sono le informazioni dai centri diciamo più importanti a livello nazionale, che sono già stati menzionati, ai riferimenti. Quindi questo è davvero un biglietto da visita molto importante, e speriamo che ci sarà occasione nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, di continuare a parlare di questo argomento, di questa patologia, e magari di ritrovarci in un contesto associativo più allargato, dove poter dare vita anche a nuove forme, non dico di lotta, ma anche di riconoscimento di alcuni diritti e soprattutto di una migliore vita per i malati rari. Grazie Giulia. Grazie a voi. Un saluto da Perugia a Terni, che insomma, se la vogliamo vivere in una, diciamo, visione calcistica, è sempre difficile fare. Invece noi, le malattie rare creano questo bellissimo gemellaggio indipendentemente dagli aspetti sportivi. Chiaramente un saluto ce lo porterai tu ancora una volta alla presidente Maria Guia, a tutto il vostro consiglio direttivo, a tutti i vostri associati, che speriamo, alla project manager, alla project manager anche, che chiaramente dovrà che dovrà dare visibilità, è il pilastro dell'associazione, che ci darà visibilità. La ringraziamo Giulia, presto davvero, un saluto e buone cose a te e alla tua famiglia. Grazie. E grazie Pietro, siamo giunti al termine della nostra, grazie Giulia, puntata. Adesso diciamo c'è l'estate, forse da qui all'estate avremo ancora qualche approfondimento da dover proporre, però forse a settembre avremo qualche sorpresa, non la stiamo adesso a dire, lasciamo chi ci segue con affetto e sono in tanti con un po' di attesa. Un saluto a te, un saluto alla tua famiglia, un saluto a Stefano che ci vuole sempre, l'altro ieri ho sentito al telefono, è sempre un piacere sentirlo, a tutti i malati rari dell'Umbria per un nuovo appuntamento con Spazio al Sociale. Avanti con le malattie rare. Avanti con le malattie rare, per un nuovo appuntamento con Spazio al Sociale dedicato al tema delle malattie rare. Non resta che attendere il prossimo, tra una quindicina di giorni, poi ci prenderemo anche noi una pausa in quel di agosto e da settembre con un nuovo progetto. Grazie a chi ci ha ascoltato attraverso i canali social, YouTube e Facebook della Voce del Territorio, YouTube di Malattie Rare Umbria, e chi ci seguirà nell'appuntamento di domenica 4 luglio e nelle successive repliche su Rete Sole Umbria. Grazie, a presto, ciao.